a Dario Fo e Enzo Iannacci, scrisse nel 65 una canzone che si chiamava Veronica, che fu interpretata dallo stesso Iannacci. Era Sandro Ciotti. Sandro Ciotti. Vabbè, certo. Lei mi corregga sempre se sbaglio. Non fosse, solo alla fine. Dopo magari. Intanto cerca di capire qual è la durata di queste singole cose. Ma, poi Miss Sud, lo dico qui tra noi a quattro occhi, non l'ho mai sentito nominare, però per fare un record mondiale penso che si sia trattenuto un pochino, insomma. Diciamo che la lettura dell'infinito mi pare un po' breve. Dobbiamo cercare di non mettere mai in imbarazzo l'interlocutore con domande private o personali. Donatella 80.000, Rosaria, a te la scelta della prossima casella. In realtà probabile che provenga dallo stesso quartiere, quindi poteva difenderlo in queste situazioni. Ha messo bene Bud Spencer, hanno frequentato anche la stessa scuola elementare e appunto anche Bud Spencer è nato a Napoli come De Crescenzo. Rosaria 20.000, Donatella 100.000, ma Donatella adesso ha l'opportunità. Ha avuto questo ripensamento. L'emozione. Dai, colpo di scelto. Non so perché dico rose gialle. Dunque, c'è un vero e proprio galateo nei fiori e ci sono dei, chiamiamoli così, dei trucchi che servono per non offendere la sensibilità degli ospiti e dei vari diplomatici che sono ospiti appunto del presidente americano alla Casa Bianca a cena o a pranzo. Generali, è bene non usare il giallo, la risposta è esatta, non ci devono essere rose gialle. E finisce la nuova campionessa dopo una rocambolesca gara. Rosaria, prima però di giocare con lei, vi do la risposta. Alla... quadro. Nessuno è arrivato a questo punto, che da casa è più facile. Beh, qui ci sono tanti elementi, la tensione, sì. La... commentano le posizioni e i posti e il posto in classifica. Sono in classifica e al primo posto e Ugo Pagliai, non te lo puoi ricordare perché eri troppo piccola, però se ne è parlato molto, spesso, lo stesso con Carla Gravina, bellissima, e Ugo Pagliai si è riparlato di questo, fu uno sceneggiato indimenticabile che si intitolava Il segno del... In automobile, per esempio nell'automobile c'è lì il cruscotto con tutte le cose, tutti gli strumenti, quello si chiama quadro di... o in una nave, in un aereo. Comando? Brava! Si chiama quadro di comando. Quello...